Insomma, mentre noi nell'opinione, come sempre, soprattutto con Filomeno Capani e Vaninini, e stasera con Cosimo Massaro, ci arrabattiamo, ci litighiamo, gridiamo certe volte, perché vogliamo il giusto? Vediamo un po' cosa succede in Parlamento e cosa accade in questo Stato, sempre per noi, sicuramente stanno lavorando per noi. Vediamo un po'. Lo Stato si è spostato, eccolo qua. Siamo da 1 a 10, è stato ritenuto a suo tempo che noi fossimo uno dei tre poteri dello Stato e che in tale maniera si dovesse rapportare la indennità. Qua si parla di stipendi, retribuzioni, ferie, cioè si dimentica completamente che noi non siamo lavoratori subordinati, siamo rappresentanti del popolo, è chiaro, siamo politici. Quindi tutto sto ragionamento che qui si sta facendo come se fossimo lavoratori subordinati dell'ultima categoria dei metalmeccanici o delle altre categorie. Perché, come giustamente un deputato qui una volta propose un disegno di legge, da 1 a 10, noi chi siamo? Se lo vogliamo mettere su questo piano, noi chi siamo da 1 a 10? È stato ritenuto a suo tempo che noi fossimo uno dei tre poteri dello Stato e che in tale maniera si dovesse rapportare la indennità. Ora, a me l'emendamento che abbiamo discusso, secondo il quale l'indennità di carica dovrebbe essere 5.000 lordi, euro lordi al netto. Ma non è finita. In caso di calamità naturali pagheranno gli italiani. Terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. E questa è la migliore, Presidente. Si mette le mani nei capelli perché anch'io questo sentimento quando leggo queste cose. Paghiamo l'assicurazione ai deputati se subiscono un infortunio in stato di ebbrezza. Cioè io capisco che questo è lo Stato con cui voi scrivete le leggi, evidentemente, ma chiedere agli italiani di pagarvi l'assicurazione se fate un incidente, se siete ubriachi, è una cosa inaccettabile. E forse questa supera ancora quella precedente, un'assicurazione se subite dei danni in caso di sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, cioè fate le leggi che effettivamente un po' certe cose le stanno anche stimolando nell'opinione pubblica, sia mai che avvengano, e infine l'assicurazione per tutti i casi in cui subite un infortunio per colpa grave dell'assicurato, per vostra colpa grave. 350.000 euro che spendono i cittadini per assicurarvi, mentre fuori, nell'ambito della sanità nazionale, sono stati tagliati dal governo Renzi 4,3 milioni al Fondo Sanitario Nazionale, mentre ci sono 11 milioni di italiani che rinunciano alle cure o le rinviano. Secondo il rapporto Censis, il 41,7% delle famiglie ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria. Il 72% dei pazienti afferma infatti di non potersi permettere le lunghissime liste d'attesi. La spesa sanitaria privata è aumentata del 3,2% sotto il governo Renzi e chiedete 350.000 euro agli italiani ogni anno per coprirvi l'assicurazione sanitaria. Ora, signori, io credo che se un'assicurazione deve essere pagata è quella che i partiti devono pagare agli italiani per i danni che con le vostre leggi gli arricate ogni giorno. Grazie, Presidente. Favorevoli 122, contrari 277, la Camera respinge. Quindi abbiamo capito tutto. Se c'è qualcuno, a parte quello di Sanni Cambio, permettimi, se tu fai il parlamentare, io non so qui tutti noi cosa potremmo fare. Soprattutto di estrema sinistra che va a parlare così male dell'ultimo dei metalmeccanici, sì, complimenti. Poi, cosa accade? Che gli scrivono i discorsi, prendono il primo che capita, abbiamo costa visto. Meno. 5.000 euro netti lordi, non so neanche. Ma ragazzi è pure di destra che scrive il discorso.
a quello di sinistra. Cioè, no, ma il punto non è solo quello, che poi quando si vede ciò che accade nel Parlamento, no, non si ha più nemmeno la forza di indignarsi, perché non ne vale la pena. È come fare la barba all'asino, no? Si perde l'acqua, il tempo e il sapone. Ora, una persona come l'onorevole Sanicandro, che pretende di avere delle indennità tali in quanto lui è un rappresentante del popolo, però poi contestualmente si permette di denigrare il popolo stesso, qualcuno mi deve spiegare come, cioè proprio con che senso di pudore, con che coraggio uno può permettersi di fare certe affermazioni. Filomeno, io vorrei lanciare una provocazione, se me lo permettete. Ma guarda, io gliene darei pure 10.000 euro al mese. Ne prende 18. Ne prende 18. Anche 20.000. Anche 20.000 se fossero realmente guadagnati, nel senso che facessero veramente lotta per il popolo sovrano. Cioè, scusatemi la provocazione. Sì. Perché i politici dovrebbero fare veramente lotta per ottenere quelle battaglie che meritano a liberare il popolo dalla schiavitù delle banche. Ha nominato delle cifre che sono briciole nei confronti dei 100 miliardi l'anno che paghiamo di interessi passivi sul debito pubblico. A quanto siamo arrivati? 2.200 miliardi? 2.200 e quando miliardi. Mai riusciremo a pagare? Cioè, cosa significa? Che noi con 100 miliardi l'anno, che noi non paghiamo ai banchieri, se li investiamo in infrastrutture, in sanità, ha voglia a pagare, a far circolare quell'economia che all'interno del paese ci farebbe rivivere. Quindi questi signori dovrebbero fare veramente delle lotte per il proprio popolo. Allora questo è il dramma. Ci devi definire pure qual è il popolo, perché per esempio c'è un articolo che sta girando in questi giorni dove praticamente si dice che Renzi ha portato alla Comunità Europea, per battere un po' cassa, per fare delle infrastrutture, 12 progettualità di grandi opere. Però queste 12 progettualità, di queste 12 progettualità, nel Mezzogiorno non ce n'è nemmeno una. Quindi il popolo qual è? Ecco, quella è un'altra chiave del problema, e tu sai bene, già nella moneta di Satana pure avevo aperto un capitolo alla conquista del sud da parte del nord. Allora, qua si tratta sempre di colonialismo. Come è avvenuto un colonialismo nel periodo dell'Unione d'Italia? Il Sud Italia è diventato colonia di un Nord Italia. Nel momento in cui si è fatta questa Europa tecnocratica in mano ai banchieri, e l'Europa delle banche, si è realizzata un'Europa del Sud colonia di un'Europa del Nord. Okay? I colonialismi interni in ogni nazione non sono mai finiti. C'è un Nord e un Sud, ma come in Francia c'è un Nord e un Sud, in Spagna c'è un Est e un Ovest. Cioè, si chiama colonialismo interno questo. E che è avvenuta la stessa cosa ora con l'Europa, dove la conquista da parte del Sud Europa è avvenuta con delle battaglie, delle guerre economiche, dove le cannonate partivano, se vi ricordate in quel periodo che ci hanno messo Monti, dalle agenzie di rating. Non arrivavano da Cialdini che bombardava Gaeta con i cannoni rigati, ma le cannonate arrivavano dalle agenzie di rating. E lì abbiamo avuto l'abbattimento dell'ultimo governo, che comunque, bene o male, era ancora eletto forse dal popolo. E allora questo sistema colonialistico, dove poi gli investimenti vengono fatti sempre, che ci stanno, come si dice, i figliastri, e ancora continua a perversare, no? E questo non va bene. Ecco perché un popolo, poi se deve rinascere il vero spirito di popolo, innanzitutto facendo un passaggio storico importante. Dobbiamo rivedere la storia, perché la storia viene scritta sempre dai vincitori. Allora rimettere in regola le cose, no? Dobbiamo dare al sud quello che è del sud, che merita del sud, e al nord quello che è del nord, no? E bisogna fare anche una formazione culturale, no? Il politico poi dovrebbe tornare ad essere l'individuo esperto in scienze politiche. Pure. Un vero statista. Perché io mi ricordo qualche anno fa, insomma, anni 70, un ragazzino, accendevo la televisione, mi sentivo sempre parlare italiano, magari sotto sotto chissà che cosa stavano tramando, però erano degli statisti, se dovessi dire Fanfani, Andreotti stesso, ma Colombo, ma erano tutte persone di grandissima qualità, soprattutto di grandissima cultura. Allora tu, per esempio, permettetemi di ripescare un lemma della lingua italiana che è stato coniato recentemente, la parola petaloso. Allora, tu hai detto, negli anni 70 si parlava italiano,
quella parola doveva essere, doveva rimbalzare di bocca in bocca proprio per riappropriarsi della lingua italiana. Noi invece no, ci siamo fatti affascinare dall'americano, dall'inglese, ormai siamo tutti globalizzati e denigriamo la nostra lingua. E quello fa parte comunque dell'indottrinamento culturale, del tagliare le radici storico-culturali dei popoli, perché prima di conquistarle a livello economico siamo stati conquistati tagliandoci la nostra storia, è quello che mirano a fare. E comunque anche l'immigrazione selvaggia, se seguiamo un po', ci si informa un po' sul piano Calergi, vediamo chi mira a queste cose. Io lo nomino solamente, chi vuole lo può, cioè, andare a cercare in noi rete, ne abbiamo anche parlato in trasmissione, ne abbiamo parlato approfonditamente. Mi fa piacere. Allora, vediamoci il video numero 5 dalla regia, così magari chiudiamo per oggi questa discussione sull'ordine mondiale, sul signoraggio. Pasolini, lo Stato si è spostato. Eccolo qua. In che modo Bilderberg o Davos a questo punto influenzano l'economia o la politica a livello mondiale, intende? Sì, è una domanda generale. Secondo me Bilderberg è semplicemente, come ho detto, un gruppo di persone che si approfittano uno dall'altro, perché ricordiamo, e forse questa è la risposta, forse questo è più quello che voleva sentire. Certo, le grandi lobby dell'industria finanza in America, più che in Europa, tendono a dare tanti soldi ai politici. Per Hillary Clinton raccoglierà 1 miliardo di euro quest'anno, Hillary Clinton, dalle grandi banche di Wall Street, da Goldman Sachs. Tu non devi andare a Bilderberg a cercare influenze sull'economia mondiale, devi andare a leggere l'elenco di chi contribuisce alla campagna di Hillary Clinton e vedrai. La grande società farmaceutica che tendono a influenzare le regolamentazioni o mancanza di la nostra salute. Quindi determinano le sorti della politica e economia mondiale? No, fanno soldi e fanno poi cercano di appoggiare i politici che favoriscono il loro settore, ma non è un complotto, è il capitalismo un po' scatenato. È un gruppo elitario che più che decidere le sorti del mondo cerca di capire come ognuno può sfruttare l'altro. Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani dovrebbero essere trascinati sul banco degli imputati e quivi accusati di una quantità sterminata di reati: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, collaborazione con la CIA, uso illegale di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia, Bologna, almeno in quanto colpevole incapacità di colpirne gli esecutori, distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani, responsabilità dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media, con responsabilità della stupidità delittuosa della televisione. Si è spostato Pasolini, parole sante, però vedete, è proprio il discorso che stavo facendo prima. È ovvio che anche loro avevano un loro linguaggio, ma perlomeno era italiano. Sotto sotto poi si nascondevano delle trame che mai sapremo, che forse ci hanno portato a quello che è oggi il nostro Stato. Ma che sostanzialmente non è cambiato nulla, lì stiamo parlando di fatti che accadevano 40 anni fa ormai, sì, 60-70. No? Infatti. Però c'è una grossa differenza, vabbè, poi magari nella prossima puntata faremo vedere che cosa è accaduto prima nel 1981 e nel 1981 di preciso con la divisione tra Tesoro e Banca d'Italia, quindi qualcosa è cambiato. È una data importante, quella è una data molto importante. Sì, anche con l'avvocato Antonio Grazia Romano di Potenza ne abbiamo parlato. Io c'ho un grafico che si nota poi questo divario, perché una cosa è rubare, almeno non è vero, parla di Andreatta come noi il politico, e rubare almeno era una buona parte di sovranità monetaria che avevamo, e una cosa è rubare poi in assenza completa di sovranità monetaria, dove oramai i soldi sono veramente pochi per tutti. Allora, stacchiamo un attimo, presentiamo un libro, diamo giusto un accenno anche a una parte culturale della nostra trasmissione, certo, con MT come Cultura 2019, Il segreto di Maradesh. Per la Rubina.
19, oggi voglio parlarvi del libro di Mari Camisino, Il segreto di Marrakech. Bello ed avvincente, Il segreto di Marrakech viene presentato come un libro fantasy. Ma fatta salva la teoria che ogni lettore dà a ciò che legge una propria chiave di lettura e ne trae considerazioni proprie e personali che difficilmente potranno essere modificate, se appena ultimata la lettura si va a rileggere la sinossi, non si può fare a meno di porsi la seguente domanda: ma quanto è realmente fantasy Il segreto di Marrakech? Con il senno di poi posso tranquillamente affermare che l'opera della Misino non è assolutamente fantasy, ma molto reale e vicina alla nostra quotidianità, opportunamente incipriato affinché dure verità come guerre, vessazioni e inganni a cui siamo quotidianamente sottoposti possano essere compresi un po' da tutti, senza trascurare di infondere speranza attraverso la proposizione di un eroe senza macchie e senza peccato che, aiutato dai propri compagni di ventura, alla fine riuscirà a sovvertire l'ordine delle cose. Quanto appena detto, una sintesi molto stringata dell'opera della Misino, che all'interno del suo Segreto di Marrakech riesce a toccare temi molto importanti ed attuali, come ad esempio la sempre più evidente irraggiungibilità dell'istruzione, visti i costi che oggi le famiglie devono sostenere per poter mandare i propri figli alla scuola dell'obbligo, l'importanza del rispetto delle regole, il ripristino della leva, la sempre presente prostituzione, l'attenzione che ogni cittadino dovrebbe avere dai propri amministratori e che invece non ha, fino a giungere all'italica incapacità di valutare ciò che ci sta intorno, quasi a pari con le parole di Visco che ha definito gli italiani ignoranti funzionali. Potrei proseguire ancora nell'elencazione degli argomenti, ma così facendo rischierei di appagare la curiosità che dovrebbe indurvi ad acquistare il libro della Misino, Il segreto di Marrakech, che le associazioni culturali Libere Libri e Artistas, unitamente alla New Horizon School e al comitato di quartiere di Via Andria, si pregeranno di presentare a Trani il prossimo 10 settembre alle ore 19.30 presso i locali ubicati in via Don Nicola Ragno 19. Ah, dimenticavo, siete tutti invitati. Ciao! Il dono dell'obliquità. Allora, vediamoci un po' queste fotografie della puntata di oggi e le commentiamo un attimo molto velocemente. Qui vediamo il lungomare di Rio de Janeiro. Che cosa vi ricorda? A cosa assomiglia? Guardate, molto allo skyline di Taranto, no? Facessimo qui a Taranto, per esempio, le Olimpiadi. No, ma anche Mar Grande. Cioè, noi abbiamo una meraviglia che è il lungomare di Taranto, dove abbiamo un anfiteatro naturale, no? Con questi palazzi sullo sfondo. Basterebbe veramente riempire di sabbia la parte prospiciente del lungomare, diventerebbe Rio de Janeiro. E quella gara, una gara particolare in cui già via del tramonto è fantastica, sì. Via del tramonto è solo da sistemare. Sì, però lì avremmo anche la città insieme alla spiaggia, così certo. Come a Rio de Janeiro. Noi non abbiamo mai avuto un campione mondiale per quanto riguardava il nuoto. Abbiamo sempre pensato, la piscina, non siamo abituati, l'acqua di mare è diversa. Adesso c'è anche il nuoto di fondo che si fa in mare. Ci sono anche le gare veliche. Taranto, subito dopo la guerra, aveva il premio Taranto con queste meravigliose regate nel Golfo di Taranto. Il governatore della regione Puglia, Emiliano, è stato chiamato a indicare una città per le ipotetiche Olimpiadi di Roma 2024. Spero che abbia detto Taranto. No, ha detto Bari, perché ovviamente si vuole aiutare Taranto, però da una parte lo si vuole aiutare a parole, nei fatti si indica. Stava scappando, sì, proprio lui. E anche questo. Barese, allora, sarebbe bello da parte nostra, visto che è stato nominato anche Liviano come promotore di una legge regionale, noi lo abbiamo invitato appena rientra dalle ferie, speriamo di averlo nostro ospite per approfondire,
sarebbe bello proporre delle cose fatte serie, concrete, ormai è inutile fare tavoli, sono emerse le cose che... No, per cui gli proporremo già direttamente una serie di iniziative che già da subito si possono fare per rendere giustizia a questa città e per ridargli un po' di quello che gli è stato negli anni dopo. Se andiamo avanti con le fotografie, sì, ovviamente questa qui è la ragazza che poi ha vinto l'oro con la sua compagna di Letta, e andiamo ancora avanti. Coming out hanno fatto. Ma più che... E qui c'è stata una rottura in Città Vecchia, sì. Franco, forse qui ci puoi raccontare tu, perché andiamo avanti con diciamo le voci, ce ne sono tre o quattro. È saltata una tubazione il giorno di Ferragosto e a un certo punto l'acqua ha raggiunto livelli... incredibili. Andiamo avanti con le foto, perché guarda lì, sembra in effetti sembra. Questo è niente, bisogna vedere la potenza. Qualcuno ha detto finalmente i tarantini si lavano. Assurdo, veramente da impiccarli. Succede anche questo. Stessa rottura che era già avvenuta in passato, perché ci sono delle immagini di repertorio, quindi si è riverificato quello che ormai è un colabrodo, andrebbe rifatta completamente l'urbanizzazione della Città Vecchia. Ma qui c'è anche un'altra questione che bisogna approfondire, no? La rete idrica e di gestione dell'acquedotto, che tra l'altro la vogliono anche privatizzare, tra le altre cose, per cui bisogna vedere chi è che dovrebbe fare la manutenzione alla rete idrica. Ovviamente ci vuole un'amministrazione che si faccia sentire col pugno forte, capace di pretendere, perché è il momento di ottenere. A proposito, non hai fatto la giunta? E quindi è stata rifatta la giunta, ma è una giunta che è stata fatta, visto delle persone che è stata proprio chiaramente detta, è una giunta politica che serve per prendere voti politici. A me questa cosa fa rabbrividire. Ma questa è la penultima? Perché mi sembra, credo... Potrebbe anche essere, no? Essercene altre 3-4 dopo, dipende da come la pensa il nostro sindaco. Beh, nel momento in cui è stato detto che è stata fatta una giunta per prendere voti politici alla prossima elezione, questi voti politici non so in che modo saranno presi. Io ricordo i politici del passato, la Democrazia Cristiana, che quando arrivavano le elezioni promettevano posti di lavoro, magari ce n'erano soltanto 10 o 100 e lo promettevano a 10 o 10.000 persone. Fare queste nuove giunte per quale modo? In che modo potranno avere una... È giunta l'ora. No? È giunta l'ora. Quindi andiamo avanti, vediamo le altre foto. Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa dire. È una frase bellissima, è proprio la Francia in questi giorni fa un autogol pazzesco. A Cannes, il sindaco di Cannes scrive un regolamento in cui vieta il burkini sulla spiaggia. Il burkini è questo indumento, è un costume intero, che la differenza con il costume intero che noi abbiamo sempre conosciuto è che c'è anche una parte che copre i capelli, non il viso, soltanto i capelli. Allora lo vieta, non perché è pericoloso, perché si potrebbe nascondere una cintura con dentro dell'esplosivo, per cui con questi attentati potrebbe essere pericoloso, ma lo vieta perché dice è contrario alla morale religiosa imperante al momento della Francia. Quindi, cioè, sta dicendo che praticamente ci sono cose che si possono dire, cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Siamo esagerati. Nella Francia, siamo esagerati. Proprio in Francia non abbiamo, se dai una giustificazione per quanto riguarda l'ordine pubblico, sono tutti d'accordo, ma non puoi dare una giustificazione del genere. Ti vorrei far vedere le suore quando vanno al mare, non è che... Mi sa che stiamo veramente dando i numeri sotto Ferragosto. Beh, io allora, direi che stiamo per chiudere. Adesso c'è il filmato preparato da Gianmarco Sansolino sulla splendida vittoria del Taranto, e un po' riassume la festa di questo popolo ossoblù. Mi piace sottolineare solo una cosa, Vanni, fammelo dire. Quando sono arrivato allo stadio per andare in sala stampa e la squadra è entrata in campo, si è sentito un grido pazzesco. Era un grido liberatorio, che diceva Ilva, che diceva posti di lavoro, che diceva il Taranto stesso affossato in Serie D, ed era un grido di dolore di tutti gli ammalati di cancro e dei familiari. Era veramente un grido liberatorio. Poi c'è stata la festa, i colori, però questo da giornalista sono riuscito a cogliere. Va bene. Sì, allora diamo la parola a Filomeno Cafagna e Cosimo Massaro per i loro saluti finali e le loro conclusioni, con l'invito a rivederci a presto. Sì, io intanto saluto i telespettatori ricordando che se volessero rivedere parti della trasmissione possono o guardare la replica domani alle ore 16 sul 16:30. Alle 16:30 mi correggono dalla regia su questo canale, o in alternativa utilizzando la pagina e il confronto su Facebook.
quindi vi rinnovo la buonasera e arrivederci alla prossima settimana. Anche io vado con i miei saluti, ringrazio voi dell'opinione che mi avete invitato, ringrazio tutti. Vogliamo vedere quella 500 lire, così magari ci preponiamo poi per la prossima volta per illustrarla anche meglio. La prossima volta spiegheremo cosa c'è dietro, non so se la regia riesce a inquadrarla un pochettino, vai. Adesso vai nella porta direttamente alla telecamera. La prossima volta magari approfondiamo, quella è di Aldo Moro. E sopra c'era scritto biglietto, sotto biglietto di stato a corso legale, e sopra c'è scritto Repubblica Italiana. Dici che gli è costato la vita Aldo Moro? E forse sì, ma non solo a lui. Non solo a lui. Non solo sì, a lui. Poi c'era un certo JFK. Ne riparleremo pure questo. Con Cosimo Massaro. Io volevo cogliere l'occasione, ripeto, per fare i saluti, poi per chi mi vuol contattare mi può trovare tramite Facebook. E il tuo libro dove si può trovare? Il mio libro in qualsiasi libreria può andare a richiederlo. Oppure signoraggio bancario. Che cos'è il signoraggio bancario? Edizioni Sì, con prefazione dell'avvocato Antonio Pimpini, che io ringrazio, che è colui che ha seguito il professor Auriti in tutte le sue battaglie contro. Va bene. E quindi mi può chiedere amicizia su Facebook. Come e poi tu li indirizzi su quale e poi sì, poi magari lo contatta me, oppure può trovare anche il mio blog, cosimomassaro.blogspot.com. Perfetto. Vi ringrazio tanto di nuovo. E adesso via col Taranto, buonanotte, ciao, ciao Vanni. Finalmente ci siamo. È un'altra aria quella che si respira allo Iacovone. Un ritorno tra i professionisti in grande stile per il club ionico. E ancora troppo poco si è visto per valutare i ragazzi di Mister Papagni, ma tutto lascia ben sperare e rincuora intanto, dopo anni di amarezza, la presenza forte dei tifosi, più di 7.000 tra gli spalti, gli ultras dal vecchio cuore rosso-blu, ma anche donne e tanti bambini, tutti accomunati da una grande passione in una rinnovata e tumultuosa gioia. 2-1 è terminata la gara di Coppa Italia contro il Melfi, che è passato in vantaggio al 28esimo del secondo tempo con De Vena. Il Taranto, però, grazie ad una doppietta di Magnaghi, ha ribaltato il risultato facendo esplodere lo Iacovone. Ascoltiamo adesso le impressioni a fine partita. Che si stanno preparando per il campionato. Chiaramente la diversità è che il Taranto ha giocatori importanti, Melfi ha tanti giovani che devono crescere, questo la dice lunga sul fatto che abbiamo preso su dei peccati di inesperienza, perché secondo tempo hanno giocato anche 2-97, quindi io comunque sono contento della prestazione dei ragazzi, perché alla fine si sono aggregati 3-4 giocatori, e quindi abbiamo avuto anche poco tempo per preparare la partita, ma per preparare nel complesso un po' l'organizzazione del gioco. Stiamo parlando di due squadre diverse, onestamente. Taranto è un'ottima squadra, credo che sia a ridosso delle cinque che lottano per vincere il campionato. Credo che Così come è costituita adesso? Sono giocatori importanti, magari con qualche ritocco può fare anche qualcosina in più. Indubbiamente una grandissima emozione. Pensare un esordio così per qualcuno magari era azzardato, però comunque potete chiedere a chiunque. La prima cosa che ho detto in questi giorni ai ragazzi: ma quanta gente c'è in curva? Perché per me giocare a sud era la prima volta, davanti a tanti tifosi che fanno il tifo per me, per i ragazzi e i miei compagni. Posso dirvi che al secondo gol è stata un'emozione indescrivibile. Hai sentito il peso, forse non hai neanche avuto il tempo, dell'eredità di Beppe Genchi, un calciatore che qui ha realizzato 50 gol?
Ma le posso dire che ho pensato a far vedere le mie qualità e a metterle al servizio della squadra. Degli altri non è un problema mio, io so benissimo che il mister chiede determinate cose a tutti i giocatori e il mio compito, il compito dei ragazzi è farle al 120%. Adattabilità con balistrieri, perché siete tutti e due, insomma, una certa fisicità. Sì, sicuramente la fisicità, soprattutto il girone, ci aiuta. In questi giorni ho potuto capire bene le caratteristiche di ognuno nel reparto offensivo. Comunque, quando c'è entusiasmo, quando c'è tecnica, fisicità e ci metti passione e cuore, poi le cose vengono meglio e con più facilità. C'è voglia da parte mia di, come dire, fare un anno alla grandissima. Vi posso dire che l'entusiasmo che ho messo in campo stasera è come quello che sento in curva, come quello che leggo negli occhi della gente che chiede del Taranto Calcio. Quindi vi posso dire che, come qualcuno mi ha già detto, la maglia verrà sempre sudata. Abbiamo compreso che la strada è quella della compattezza, di essere squadra. Abbiamo la certezza che attraverso il lavoro possiamo migliorare. Ho visto un buon numero di ragazzi, sia in ritiro che quelli che sono arrivati ultimamente, propensi al lavoro, e questo mi dà ottimismo, mi dà ottimismo la certezza di avere comunque inalterato l'affetto dei nostri tifosi, perché dall'interno vi posso assicurare che è stato qualcosa di straordinario l'inizio della gara, ed è una consapevolezza che ci fortifica e ci fa ben sperare, perché tra l'altro, come dicevo in presentazione di gara, la loro energia in questo campionato particolare ostico sarà un'arma in più. Sarà casuale, però siamo andati in svantaggio e i ragazzi hanno lottato, ma anche per gli spalti hanno continuato ad aiutarci. Ecco mister, lei in conferenza stampa ieri ha detto che si attendeva delle importanti risposte anche dal punto di vista proprio del lavoro tattico che avete svolto in questi primi giorni. Io penso che l'abbia avuto. Sì, ho avuto anche modo di comprendere che c'è stata la possibilità anche di variare il sistema di gioco durante la gara, e questo è un fatto importante, perché quando hai difficoltà, così come abbiamo avuto difficoltà negli ultimi 15 minuti del primo tempo, perché avevamo veramente difficoltà a prendere bene le distanze nei confronti del Murphy, che comunque avrebbe potuto andare in svantaggio 4-5 occasioni nel primo tempo, nei primi 20-25 minuti, e lì ci siamo accorti, soprattutto nel secondo tempo, che bisognava variare la pressione offensiva. L'abbiamo fatto, e farlo in pochissimi giorni, con l'arrivo di 5-6 elementi che erano in squadra oggi, mi fa ben sperare per il futuro. Quello che ti è piaciuto meno del Taranto, e poi quanto ti arrabbierai per la rete incassata? No, per la rete incassata assolutamente non mi arrabbio, perché è veramente un infortunio, quindi proprio per gli infortuni non c'è da arrabbiarsi. Tra l'altro Roberto con Antonio ha parlato bene in altre circostanze, ha dato sicurezza anche in altre circostanze sui palloni alti, per cui quello è un infortunio che ci può stare. E non sono assolutamente arrabbiato. Abbiamo, a mio avviso, come dicevo, sbagliato alcune uscite in pressione, siamo stati lunghi in quei 15-20 minuti, e quindi non si riusciva ad avere le distanze giuste, la difesa era molto bassa perché si aveva paura di Pompilio, che giocava tra le linee a profondità di Foggia, e quindi abbiamo sbagliato proprio la fase di non possesso in quei 15-20 minuti. Avremmo dovuto giocare più alti, così come è stato sin dall'inizio del secondo tempo. Hai più bisogno di questa di fascia o di un leader a centrocampo? Ma
mi sembra che siamo stati chiari, è evidente che stiamo aspettando un altro rinforzo o un paio di rinforzi al centrocampo, adesso valutiamo. I due esterni dovrebbero essere under per dare soluzioni e un po' di riposo a De Giorgi e a Garcia quando avremo la possibilità di averlo. Stiamo lavorando con umiltà, in silenzio, e dobbiamo continuare a farlo perché